Zain, mi trovo qui in spiaggia a Lido di Classe e oggi volevo parlarvi della morale. Che cos'è la morale? Mi è venuta in mente quest'idea di parlare della morale dal video che ho fatto ieri sul film coreano Parasite, che ho visto l'altra sera in un cinema all'aperto qui a Lido di Classe. Molto interessante questo film. E quello che non ho parla di cui non ho parlato nel scorso video era proprio la morale, secondo le due famiglie che si scontrano, in qualche modo si incontrano e si scontrano, la famiglia più ricca e la famiglia più povera. La famiglia più ricca segue un determinato tipo di morale, molto più puritana, molto più attenta, soprattutto a livello esteriore, perché c'è proprio quello che potremmo chiamare vizi pubbliche virtù e vizi privati, perché il marito poi nel privato è abbastanza vizioso, mentre nel pubblico sia il marito che la moglie sono molto pervenisti, vogliono insomma che tutto vada secondo certe regole, proprio perché questo gli dà più impressione di controllabilità, di invulnerabilità, di essere protetti dalla loro vulnerabilità. E quindi adottano queste leggi morali molto rigide, per cui basta poco infatti per licenziare un autista, perché magari sono state trovate delle mutandine con cui, per l'idea che l'autista possa aver fatto degli atti compiuto degli atti sessuali nella macchina del padrone, per il padrone è inaccettabile pubblicamente, quindi licenzia l'autista. Nel privato però poi quando fa l'atto sessuale con la moglie, questi ricordi, queste cose suscitano le sue fantasie. E quindi c'è una legge morale per la famiglia ricca, esteriore, molto puritana e magari nel privato un po' meno. E ognuno è abbastanza per sé, cioè non c'è una grande unione familiare se guardiamo alla storia, perché ognuno porta avanti i suoi piaceri, i suoi bisogni, ma senza tanto, insomma, unirsi agli altri. Mentre nell'altra famiglia più povera c'è una morale molto più terra terra, diciamo che per poter in qualche modo far andare avanti la famiglia, viene accettato anche di compiere atti contro la morale, atti illegali come rubare, come ingannare, turlupinare, insomma, ingannare qualcuno, rubare o addirittura arrivare anche ad uccidere, perché poi ci saranno anche degli assassini, degli omicidi che vengono compiuti per in nome della famiglia. Quindi c'è una morale, diciamo, della famiglia, che magari non è la morale pubblica, la morale comunemente accettata. E questo poi le creerà infatti dei problemi. Quindi che cos'è la morale? La morale è un assieme di regole di comportamento che l'uomo deve seguire per poter stare in una determinata società. Secondo i sociologi, secondo anche Nietzsche, la morale è un fattore di coesione sociale, cioè serve a creare coesione in una comunità. Okay? Totem e tabù, se vogliamo, il libro di Freud fa capire benissimo come si creano delle regole comuni per poter vivere in una determinata società. La morale può essere descrittiva, cioè descrivere come hanno fatto gli antichi filosofi, Platone, Aristotele, cos'è il bene, cos'è il male, e quindi cosa devono fare gli uomini per seguire il bene e per seguire il male. Oppure può essere prescrittiva, quindi se è descrittiva descrive semplicemente cos'è il bene e cos'è il male. Se è prescrittiva indica anche invece quali sono i comportamenti che le persone devono seguire per perseguire il bene o che non devono seguire per non perseguire il male, insomma. Ecco, quindi dopo. E poi la morale può essere teleologica, cioè guardare ai fini che muovono, che perseguono gli esseri umani, che dettano poi, insomma, in qualche modo le leggi morali, oppure può essere deontologica, cioè guardare alle cause invece che i fini che provocano la morale, in particolare quali sono i principi universali che poi determinano le leggi morali, come ha fatto Kant, insomma. Quella di Aristotele, per esempio, è una morale teleologica. Teleos vuol dire fine in greco, fini, insomma, quindi qual è il fine degli esseri umani? Il fine degli esseri umani è la felicità, il raggiungimento della felicità. E quindi questo come viene perseguito? Attraverso
certi mezzi. Il mezzo fondamentale è la ragione, il ragionamento, l'intelletto degli uomini. Quindi, per raggiungere il bene supremo, che è la felicità, gli uomini usano la ragione e quindi si danno delle regole morali che servono a vivere bene in una determinata società, come in modo democratico, come insomma, nella visione democratica di Aristotele. Per Kant, invece, la ragione dovrebbe essere svincolata dall'esperienza, dovrebbe essere un po' più. Lui cerca proprio la formula, le ragioni universali, quindi non vuole essere né descrittiva né prescrittiva, perché non sa lui qual è il fine ultimo degli esseri umani, non lo sa e non gli interessa. Però sa che appunto la realtà è fenomeno noumeno. Il fenomeno è il fenomeno, quello che appare, quello che succede nel mondo, e il noumeno è l'idea che ci sta dietro. Quindi lui vuole scoprire quali idee pure stanno dietro, quindi c'è la critica della ragion pratica, dove lui espone appunto la morale. Nella ragion pratica cosa succede? Noi ci diamo delle massime, che sono dei principi che possiamo decidere se seguire o meno a seconda delle circostanze, o degli imperativi, che possono essere categorici o ipotetici. Categorici se li dobbiamo seguire a prescindere, quindi sono universali, o ipotetici se dipendono da certe condizioni, come ad esempio, non so, ho sete, devo bere, quindi questo è un imperativo ipotetico. Quello categorico, come si fa a capire quando un imperativo è categorico? Quando io faccio qualcosa, un determinato comportamento, mi chiedo, ma se lo fanno anche tutti gli altri, quali sono le conseguenze? Cosa succede? E quindi alla fine io mi impongo di seguire una determinata morale. Diciamo così, adesso ho spiegato proprio in soldoni perché non voglio entrare nei dettagli della trattazione kantiana, che è abbastanza complessa, perché lui cerca una morale autonoma, libera, indipendente, svincolata dall'esperienza, okay? Quindi generalizzabile per tutti, quindi è molto difficile da trovare, senza dare addirittura dei principi pratici, diciamo, non uccidere, non rubare, è già una prescrizione, è già sbagliato. Invece magari non fare il male agli altri potrebbe essere un principio un po' più universale. Quindi cerchiamo dei principi universali che possono essere validi per tutti. È il ragionamento opposto che fa Nietzsche in Genealogia della morale, che invece dice, afferma che la morale è assolutamente dipendente dalle classi sociali. Lui fa l'esempio che nelle classi sociali più elevate ci sono certe virtù, certi valori morali, come la forza, il coraggio, il riuscire ad avere la meglio sugli altri. Queste sono la morale secondo le classi sociali più abbienti, mentre le classi sociali meno abbienti hanno una morale molto più terra-terra, molto più basata, visto che c'è stata la religione che ha imposto certe regole di comportamento. La morale dei più poveri è una morale basata sulla sottomissione, sull'essere passivi, remissivi, sull'accettare quello che succede. È un po' l'ideale dell'ostrica di Verga, no? Pensare che quello che ci succede lo dobbiamo accettare, quindi l'uomo cammello, avrebbe detto Nietzsche. E in questa famiglia, dell'esempio di Parasite oppure dell'altro film, Un affare di famiglia, la famiglia si creava una morale ben diversa, perché invece la morale era basata su era più una morale che assomigliava più a quella delle classi abbienti. Beh, infatti l'aspirazione era quella di un'ascesa sociale, e quindi se la famiglia aspira a un'ascesa sociale, adotta una morale molto più forte, coraggiosa, basata anche sulla sopraffazione dell'altro, pur di raggiungere i propri scopi, pur di riuscire a compiere la tanto agognata ascesa sociale. E quindi appunto la morale è assolutamente dipendente dal momento storico, dalla classe sociale, dalle aspirazioni delle classi sociali e anche dei singoli individui, perché poi chiaramente lo psicopatico, per esempio, ha una morale tutta sua. Lacan, nel parlare di disturbi intermedi tra psicosi e nevrosi, i famosi disturbi borderline, le associa proprio alla perversione. Che cos'è secondo lui, secondo Lacan, la perversione? La perversione è non accettare la morale corrente, non accettare i valori morali imposti dalla società e crearsene dei propri. Quindi il perverso comincia a non accettare, in qualche modo, nel suo piccolo, varie norme che vengono imposte alla società e a crearsi delle norme sue, a seguire lui personalmente. Il primo passo che fa è seguire lui personalmente delle norme sue. Prima lo fa magari nell'atto sessuale o in certi aspetti della sua esistenza, poi tenda ad allargare questa cosa tutta la sua esistenza, ed infine cercando anche di convincere gli altri a seguire la sua morale, quindi di allargare i suoi valori morali anche all'interno de
della cerchia delle conoscenze, poi sempre in maniera più allargata. È questo che fa il perverso, okay? Secondo Lacan. Quindi segue una sua morale, che quindi abbiamo visto un po' in questa trattazione che la morale può essere universale, ci sono delle leggi, l'etica, no? L'etica, la filosofia morale si occupa proprio di trovare i principi universali della morale, e questo attiene alla filosofia. Poi può essere sociologia, cioè può essere storicamente o socialmente determinato a seconda dell'etnia, della cultura, della classe sociale, e poi può essere anche le singole persone che adottano delle loro morali particolari. L'ultima visione della morale di cui vi volevo parlare, che la trovo molto interessante, forse la più bella tra tutte queste visioni, è quella di Hume. Hume, empirista inglese di metà 800, che cosa diceva? Diceva che la morale è il risultato della lotta, della dialettica tra ragione e sentimento per gli esseri umani. Quindi c'è una lotta per decidere che cosa è morale, che cosa non è, tra ragione e sentimento. E che cosa prevale tra i due? Noi dagli studi sulle neuroscienze, dagli altri video in cui ho affrontato questa tematica, vi ho detto benissimo che prima nel nostro cervello, quando prendiamo delle decisioni o decidiamo di attuare determinati comportamenti, il circuito che si attiva, quello limbico, quello più antico, è quello collegato alle emozioni, alle sensazioni, alle pulsioni, agli istinti. E poi dopo arriva il ragionamento in un secondo tempo, perché l'amigdala è collegata poi all'ippocampo, all'ipotalamo, che poi è collegato alla corteccia e quindi permette alla fine di ragionare, per prendere determinate decisioni. Quindi magari le decisioni più importanti le ponderiamo e arriviamo e passiamo comunque dal circuito delle emozioni. Qualsiasi scelta facciamo, passiamo dal circuito delle emozioni. Per esempio, siamo in compagnia e possiamo decidere di andare sulle giostre, a Mirabilandia, a divertirci, siccome siamo in compagnia prendiamo questa decisione, però poi sappiamo che magari la cosa ci fa star male, come è capitato a me. Io sono andato a Mirabilandia, so benissimo che andare sulle giostre può essere divertente, però poi alla fine mi viene mal di stomaco e rischio di vomitare. Però lo stesso ho preso questa decisione perché ero spinto dagli impulsi, dalle sensazioni del momento, e anche dal fatto che comunque c'erano altre persone che facevano questa cosa. E infatti Hume che cosa dice?